Carissimi, in questa solenne celebrazione sentiamo come particolarmente vicino a tutti noi San Carlo Borromeo. È presente con le sue spoglie mortali, ma ancor più con il dono della sua preghiera, con la luce della sua parola, con la forza del suo esempio. In lui troviamo, come dice la liturgia, uno specchio di vita e un modello di giustizia. E in questo specchio luminoso desidero oggi soffermarmi con voi, con fratelli sacerdoti, a contemplare la povertà evangelica del Borromeo. Dalla storia sappiamo l'importanza e la ricchezza della sua famiglia, ma anche come San Carlo seppe rinunciare a molti dei privilegi che gli erano dovuti per mettersi al servizio della Chiesa, nel segno di una vera e grande libertà anche di fronte ai beni materiali. Penso alla drastica riduzione operata nella sua corte personale dopo la morte del fratello, con la rinuncia a molti dei domestici e dei cavalli a lui assegnati. Questi gesti, certo molto lontani dalla nostra sensibilità attuale, suscitarono scandalo nell'alta società romana del tempo. Sì, troppo severamente viveva quel cardinale, nipote di un papa. Ma fu soprattutto divenendo sacerdote che San Carlo sentì vivo il desiderio di seguire il Signore nella via della povertà e dell'umiltà. Mi viene spontaneo guardare alla Basilica di Santa Prassedi in Roma, dove ancora oggi è conservata la tavola utilizzata dal santo per sfamare i pellegrini che si recavano nella città eterna per l'anno santo del 1575. Testimoni del tempo ci riferiscono di aver visto in quei giorni il santo cardinale pellegrinare scalzo come la gente più povera, dando un esempio di semplicità di vita che suscitò l'ammirazione, anzi l'imitazione degli altri cardinali e dello stesso Papa Gregorio XIII. Una povertà, quella del Borromeo, intrecciata con la carità, con il dono delle sue cose, di se stesso, ai tantissimi bisognosi che quotidianamente incontrava. Sono davvero numerosi gli esempi e gli atteggiamenti di vita nel santo in questo senso. Ci basti una sola citazione, tratta dall'elogio funebre fatto dal Panigarola. Della ricchezza, Carlo conobbe soltanto ciò che un cane riceve dai suoi padroni: acqua, pane, paglia. Ma dove sta il segreto della povertà di San Carlo? Lo troviamo guardando al suo essere sacerdote. Egli infatti visse il distacco dai beni non solo come un momento della propria ascesi personale, ma anzitutto come atteggiamento sacerdotale, atteggiamento richiesto per riversare sui fedeli a lui affidati, per usare di nuovo le parole della liturgia, quel fuoco di carità immensa che è proprio del solerte pastore. Del resto, San Carlo ritornò più volte nelle sue omelie su questo necessario legame che deve intercorrere tra il sacramento dell'ordine e la povertà, tra il sacerdozio e questa virtù, meglio, questa beatitudine evangelica. Così, ad esempio, in una omelia rivolta agli ordinandi, commentando un brano del Levitico in cui si elencano i difetti che impediscono di diventare sacerdoti, l'arcivescovo vi legge la sobrietà di vita, sobrietà richiesta per diventare e poi per essere sacerdoti. Il sacerdote, dice, non deve assomigliare a quel gobbo sulla schiena che è l'uomo intento solo alle occupazioni materiali.
E poi Borromeo paragona le piaghe purulente, di cui parla sempre il testo sacro, all'azione devastante dell'avarizia. Questa, dice testualmente, insinuandosi all'inizio nell'animo con un dolce desiderio delle ricchezze, invade e contamina poi tutte le energie dell'anima in modo così virulento da finire per essere quel detestabile vizio che l'Apostolo Paolo definisce idolatria. Impegnato nel realizzare il progetto di riforma del Concilio di Trento, rinnovare il clero per rinnovare tutta la Chiesa, San Carlo nei diversi sinodi provinciali si sofferma più volte sulla povertà di vita dei preti. Così, nelle Moniciones del quarto sinodo provinciale dice: «Non siete mercanti del mondo, non ministri di Mammona, ma trafficanti di Cristo». E subito precisa l'attenzione dei sacerdoti circa l'uso dei beni ecclesiastici, dicendo: «Distribuiti i beni della Chiesa a coloro che sono le viscere d'amore di Cristo, e cioè ai poveri, ai pellegrini, alle vedove, ai bambini, ai sofferenti, ai carcerati». E la Chiesa, sorta da questo coraggioso progetto pastorale, è quella di una comunità aperta alla carità, che sotto San Carlo è diventata la Chiesa di Milano, una chiesa con 24 associazioni benefiche che aiutavano circa 100.000 poveri e con ben 32 istituzioni, case ed ospizi destinate a provvedere nei modi più diversi ai bisognosi. E così, se vogliamo seguire l'esempio di San Carlo, dobbiamo interrogarci anche noi oggi sul significato di una povertà evangelica posta al servizio di una Chiesa animata dalla carità. Una domanda questa che sollecita anzitutto noi sacerdoti, chiamati a vivere la povertà specifica del nostro ministero. Certo, nella Chiesa tutti i fedeli sono chiamati alla povertà, sia pure in modi e gradi differenti tra loro, come avviene per il monaco o l'eremita o il laico sposato, ma è altrettanto vero che al presbitero è donata come grazia e come impegno una forma propria di povertà, che peraltro riceve una luce più grande al suo rimanere inserita nel cammino evangelico comune di tutti i battezzati. Infatti, una è la Chiesa discepola di Cristo povero. Soffermiamoci ora a considerare la povertà, partendo dal fatto che la nostra vita di sacerdoti è stata ed è segnata dallo sguardo d'amore di Cristo. È uno sguardo che ci ha resi liberi, liberi per seguire il Signore, imitando così i primi discepoli che lasciarono tutto e lo seguirono. E noi seguiamo Gesù, il buon pastore, colui che dà la vita per le pecore. A questo dunque siamo chiamati a fare della nostra vita un dono, con un atto di libertà che non calcola ciò che lascia, ma si stupisce per essere stato chiamato a tanto. In realtà, solo con il coraggio che nasce da una grande libertà interiore possiamo seguire il Signore e relativizzare tutto a Cristo, disponendoci anche ad essere poveri come Lui volle esserlo. Così manifestiamo che solo in Cristo noi preti riponiamo tutta la nostra fiducia e speranza. Solo per Lui noi spendiamo la nostra vita. Non riconosciamo altro Signore all'infuori di Lui. E così, come discepoli liberi e poveri, possiamo aprirci e coinvolgerci pienamente ad accogliere la missione di servire e di annunciare il Vangelo. È vero, il Vangelo non manifesta disistima, nonché il rifiuto dei beni economici.
vuole però che questi siano sottoposti di continuo alla signoria di Dio e ai bisogni del prossimo. Non potete servire a Dio e a Mammona. Vanno allora ridimensionati questi beni. Sono un mezzo, non un fine. Il loro scopo è di servire, non di asservirci. Ma ci chiediamo, è facile vivere la povertà? No, non è facile. Per questo abbiamo tutti bisogno di un cammino spirituale, di una costante vigilanza e soprattutto di una grande apertura alla grazia di Dio. Ma come l'esperienza ci insegna, se ci impegniamo a sciogliere il cuore dai legami dei beni materiali, potremo sperimentare una gioia più profonda per la libertà guadagnata e potremo aprire uno spazio interiore nuovo che verrà colmato da una disponibilità più grande nel dono di noi stessi e delle nostre cose, sia nell'assumere e vivere il nostro ministero, sia nel rapporto con i nostri fedeli. Il nostro vissuto sacerdotale diventerà allora l'espressione di una vera carità pastorale. Solo la povertà, scrive Giovanni Paolo II nella Pastores Labo Vobis, assicura al sacerdote la sua disponibilità ad essere mandato là dove la sua opera è più utile e urgente, anche con sacrificio personale. È condizione premessa indispensabile alla docilità dell'Apostolo, allo Spirito che lo rende pronto ad andare senza zavorre, senza legami, seguendo solo la volontà del Maestro. E ancora, la povertà del presbitero potrà dire il suo essere pastore pieno di amore per il popolo di Dio. È allora una povertà tenera verso la sofferenza, sempre pronta a prestare o a donare, rifuggente da calcoli, generosa, tranquilla, gioiosa. Un ulteriore passo vogliamo fare sulla povertà presbiterale. Questa va considerata come una virtù non a sé stante, ma intimamente congiunta con i diversi valori della vita del prete, tutti quanti confluenti nell'unica fondamentale dimensione del seguire Cristo nel suo donarsi per amore. Dobbiamo allora parlare di una povertà che è tale perché è obbediente. È infatti condizione per essere disponibili a servire il Vangelo. Non è forse povertà l'accettare di rispondere alle molteplici richieste che ci vengono rivolte continuamente dai nostri fedeli, senza frapporre come prioritarie le nostre esigenze personali? E non è povertà il lasciarsi plasmare dallo stile della comunità cui siamo stati destinati, amando qualsiasi persona e qualsiasi luogo come l'ambito che il Signore ci affida per la nostra santificazione? E non è povertà l'accettare di stare in un luogo sapendo che il Figlio dell'uomo non ha dove posare il capo ed essendo sempre disponibili a una nuova destinazione, a una nuova forma di servizio? Non è povertà accettare di vivere la sofferenza dell'età avanzata o della malattia o dell'incomprensione o del rifiuto e tutto questo come offerta d'amore per il bene della Chiesa e dell'umanità? Dobbiamo anche parlare di una povertà che è tale perché è innervata dalla castità del nostro celibato. Non è infatti povertà accettare di vivere ogni legame umano con amore intenso e sincero, senza mai lasciarci condizionare da preferenze personali o interessi, che non sia la preferenza del Signore, quella per i piccoli. Non è povertà il lasciarci appassionare dalle relazioni che nascono dal ministero, per quanto possono essere limitate nel tempo, restando sempre disponibili a vivere relazioni nuove e differenti. E non è povertà l'accettare i momenti di solitudine o di fatica
come occasioni per riscoprire la bellezza e la gioia del rimanere nell'amore di Cristo, lo sposo della Chiesa e il consolatore delle anime. Dobbiamo anche chiederci, carissimi, se non è forma di debolezza spirituale uno stile di vita che cerca anzitutto la propria comodità, che si circonda di segni di benessere, che si conforma alle continue sollecitazioni di un contesto fortemente consumistico. In questa prospettiva deve diventare più abituale il confronto con le condizioni della nostra gente, confronto che a volte per noi sacerdoti potrebbe essere motivo di un qualche imbarazzo. Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ci siamo sentiti affascinati dalla chiamata del Signore al radicalismo evangelico, con una differenza. A noi preti i beni materiali, a volte anche quelli superflui, non mancano, mentre alla gente spesso manca il necessario. Noi abitiamo in case che dicono la premura del popolo di Dio per assicurare un'abitazione dignitosa ai suoi preti, mentre tanta gente non riesce a trovare casa. Il nostro ministero ci garantisce di avere sempre un'occupazione e di ricevere il necessario per un dignitoso sostentamento. Molti invece vivono di lavori precari e di retribuzioni inadeguate. Carissimi confratelli, come preti ambrosiani, da sempre noi siamo vicini alla nostra gente. Continuiamo, partecipando agli stessi sentimenti di compassione di Cristo Gesù, a lasciarci commuovere dalla pesante condizione dei poveri, dai disagi e dai drammi delle famiglie. Non scandalizziamo mai i poveri con spese inutili ed eccessive. La nostra vita sia sobria ed esemplare, così che possa diventare parola forte per ricordare ai ricchi le loro responsabilità qualora si dimenticassero dei poveri. La nostra dovrà essere parola profetica anche nel nostro tempo, teatro di tante ingiustizie ed una insopportabile, scandalosa disparità di condizioni. Ma la nostra parola suonerà vuota, incoerente e controproducente se le nostre condizioni di vita strideranno con quel messaggio evangelico che siamo chiamati ad annunciare e a testimoniare. C'è infine un altro aspetto della povertà di noi presbiteri che non possiamo tralasciare, è quello che riguarda la nostra responsabilità nel gestire i beni materiali che sono della Chiesa e che la Chiesa a noi affida. È una responsabilità questa da condividere in spirito di comunione ecclesiale con altri, anzitutto con fedeli laici competenti e preparati, in particolare con i membri dei vari consigli per gli affari economici. In concreto, occorre praticare esemplarmente la giustizia nella gestione dei beni della Chiesa, trattandoli non come patrimonio personale, ma come beni, appunto, della Chiesa, dei quali dobbiamo rendere conto a Dio e ai poveri. Così come occorre garantire la trasparenza della gestione di questi beni, di qui l'adeguata informazione da dare ai fedeli, il rendimento coscienzioso e onesto agli organismi competenti, l'attenzione privilegiata alle esigenze della carità. Come amministratori dei beni ecclesiastici, sia noi che i nostri collaboratori laici, siamo chiamati a destinarli esclusivamente ai fini che sono loro propri, indicati dal Concilio in questi tre: l'organizzazione del culto divino, il dignitoso mantenimento del clero, il sostentamento delle opere di apostolato e di carità, specialmente in favore dei poveri. Solo così l'uso dei beni della Chiesa, specie nell'esigenza di una doverosa sobrietà, potrà garantire la credibilità e l'efficacia della nostra missione evangelizzatrice.
e in questa prospettiva ecclesiale dobbiamo affrontare anche con convinzione e coraggio il problema della condivisione dei beni, non solo tra le persone, ma anche tra gli enti, tra le parrocchie, tra le comunità cristiane. Non c'è solo una povertà del cristiano e del presbitero, c'è anche una povertà della comunità cristiana che deve esprimersi anch'essa come condivisione. A riguardo siamo chiamati ad essere più convinti e determinati, meno lenti, consapevoli che un'equa ridistribuzione dei beni tra i diversi enti ecclesiastici rappresenta certamente un ideale, ma un ideale normativo, secondo la logica originaria e profonda della Chiesa, che è comunione. Una comunione che si esprime non solo nel cuore, ma anche nelle opere, e queste nella loro molteplicità di forme. Dovremmo allora riprendere i suggerimenti già emersi nel Consiglio Presbiterale del 2005 e tradurli in iniziative concrete di solidarietà tra parrocchie, facendo riferimento all'ambito del decanato e alle possibilità e necessità legate alla pastorale d'insieme nelle unità e ancor più nelle comunità pastorali. In realtà già le sperimentazioni in atto circa il sostentamento condiviso dei ministri incaricati per la comunità pastorale, fino alla creazione di forme di cassa comune tra parrocchie e all'introduzione della figura dell'economo, delle comunità pastorali e del consiglio unitario per gli affari economici, costituiscono una prima realizzazione concreta ed esemplare di una condivisione economica tra parrocchie. Rendiamo grazie a Dio, peraltro senza restringerci alle nostre comunità, ma rimanendo aperti alla solidarietà con le comunità cristiane del mondo missionario. Finalmente concludo. Concludo rimandando al testo che verrà inviato a tutti i sacerdoti e che affronta altri aspetti concreti e puntuali della povertà evangelica del presbitero. E come ogni altra realtà spirituale e morale, questa povertà si radica sì in una scelta fondamentale di vita, ma a sua volta questa stessa scelta esige di essere confermata e maturata attraverso le scelte concrete della vita di ogni giorno. Si tratta più precisamente di scelte molto varie, che hanno come oggetto gesti importanti e gesti umili, impegni gravi e impegni piccoli. Nella linea del vissuto quotidiano, il testo che avrete tra mano vi presenterà alcune forme di uno stile presbiterale di povertà, che riguardano tra l'altro il sostentamento del clero, la cura della casa, la condivisione dei beni nel presbiterio, il testamento. Carissimi, a testimonianza di San Carlo, le sue scelte coraggiose e alternative alla logica mondana, il suo vigore nel perseguire il rinnovamento della vita ecclesiale, siano per tutti noi di incoraggiamento e di richiamo a quella povertà evangelica cui siamo chiamati come sacerdoti. Mentre vi ringrazio per l'esempio che mi date anche in questo campo spirituale e pastorale, rinnovo per ciascuno di voi le parole di augurio e di benedizione che Paolo VI, nel pensiero alla morte, ha rivolto alla Chiesa. Camminate, poveri, cioè liberi, forti, amorosi, verso Cristo Signore.